Vai, andando. Aldo, cazzo c'è? La GoPro devo prendere. Anzi, no, no. Aldo, 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 mi bazzo il cuore. E che ci dice? Oh, Aldo! Pigliala, pigliala. Speriamo che non parte la canna. Sono pesci di 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 21, 32 quintali. Se c'è il cuore che mi sta battendo a mille. Sono... Mamma mia. Siamo da ricovero, siamo da ricovero. Tagli la ferratina. Falla andare. Dimmi un po' il filo come la situazione, ci hai girato la banca. Sono piato parecchio, eh? Ma c'è ancora 600 metri, vai tranquillo. Vai tranquillo. Dimmi com'è la situazione. Sembra veramente un pesce importante. Allora, non ha finito. Un pesce grosso. Ma
Il pesce purtroppo ci ha cacciato fuori almeno 700 metri. Che si gioca a 30 libbre. Aspetta che ti prendo il giubbotto. Porca miseria. È un pesce che sarà a 500 metri di profondità. Qua non c'è la maggiorata. La vedo triste, abbiamo poco filo. Oddio, poco filo, abbiamo 700 metri di filo in tutto, però purtroppo se non si gira è triste. Occhio. Non so se si vede il nylon, dobbiamo aprire. No, aspetta, okay. Me devo parare. Andò. Tu dici? Tra poco finisce, c'è un filo 0,50. Occhio sopra il T-top, che come tocca sto filo in tensione rompe. Ma ce n'è quel filo ancora? Vai, finché ce la fai, vai. Ma sai cosa ho paura? Se Dio vuole, quando arriverà sotto, se non ti puoi muovere tanto, hai capito? Però vai, questo è facile che riparte. No, è facile. È stato troppo facile. Ma si stanca pure lui così, non ti credo. Ma guarda tu, guarda. Sto vedendo sotto lì.
Sta caricando come una molla. Abbiamo già un bel carico di drag, di frizione, ma il pesce sembra inarrestabile. Nonostante ciò, l'abbiamo visto prima. Erano piccoletti, 3 quintali. Tirato il freno a mano e mi sa che lo tirerà parecchie volte. È un pesce importante, speriamo bene, perché purtroppo ci portano finiti a noi. Sono pesci che mettono veramente a dura prova tutto l'organismo. Se non si è allenati, ma con un pesce del genere allenati, non è facile. Mamma! Thank you.
Yeah, and one bottle of that. Che cazzo è, quando vi capita una cosa del genere? Oggi. Meno male che ho fatto una lenta nuova, insomma. Comunque è bella vita. Ho fatto di nuovo. La marcia, no? Arrivo sul primo binario. Metri. Sta facendo a 180 metri un arco che in vita mia non ho mai visto. Vieni a riprendere. È impressionante. Come possiamo vedere? Mamma!
Eccolo qua, sei più andato. Vedi la pezzetta gialla, non ce l'ho bruciata. Andare sempre là. È entrato il nylon? Sì. Trecciato 65 libbre. 65 libbre. Il preterminale è 0,90 come terminale. Saranno 2 ore e 20, forse 2 ore e mezza. Da quando è che ce l'abbiamo? Canna, un prototipo dell'Exizoga 30 libbre. Ovviamente è bel vedere. Veramente impegnativo. Penso che ci vorranno, se Dio vuole, 2 giorni di ricovero. Oddio, sta per ripartire. Oddio, si sta caricando. No. Aia. No. Sembra stanco pure lui. Ma già che si è fermato ora. Comincia a essere stancuccio. Il pesce sarà a 100, penso 100 metri, purtroppo l'eco non lo prende più. Stiamo usando la a doppia velocità. Purtroppo in questi casi bisogna stare veramente attenti, perché la stanchezza comincia a essere tanta. Uno sbaglio, si finisce a mare, ci possiamo fare male. Dovremmo sempre legarci. Penso che il pesce comincia a essere stanco. Che dici, Andò? Secondo me pure.
pure giusto. Abbiamo fatto un'ora e mezza di combattimento a testa. Vabbè, lui ha fatto un'ora e mezza, mo vediamo se il pesce. Purtroppo il socio c'ha la gamba di legno. No, non ci stava arrivando. Nonostante è riuscito a fare un'ora e mezza con problemi alla gamba. Non può appoggiarla bene. Ecco qua, si è ripiantato di nuovo. Il cuore comincia a battere, già veramente c'ha. Batteva forte prima quando l'abbiamo visti sotto. Erano tutti eleganti, camminavano piano piano. Sono contento solo a vederlo. Che è l'ultima. No, dopo due ore e mezza non può fare una cosa del genere. Bravo. E portaci, dai! Veramente un qualcosa di indescrivibile, sono tre ore e mezza, ma tre ore e mezza. Maestro. Balene. Un passaggio di balena. Andò, ragazzi, sinistra, andò. Eh? Sinistra. Destra. Ma tu ti immagini il filo ci piglia la banana la balena? Ma anche le balene! Mai viste! La situazione mi preoccupa! Non è che è un balenottero! Siamo a 4 ore! 4 ore! Mai viste le balene? Mai!
A mare l'ho buttata là. Tu? Oh. Il pesce sarà una settantina di metri. Purtroppo sono passate 4 ore e non siamo mai riusciti a vedere che cos'è. Ovviamente eravamo a drifting, quindi sarà un tonno. Quattro ore. Stiamo navigando. Ah.
Non c'è fine. Non so se si vede Stromboli. E lui sta facendo proprio la rotta giusta. Sono 4 ore? E mezza quasi. 4 ore e mezza. E non si stanca. I sommergibili passare prima l'abbiamo visto. Avevamo detto speriamo che non mangia. Però ha mangiato. Ha mangiato. Mo il desiderio più grande è vederlo. Almeno per tutti e due. La soddisfazione più grande è vederlo in acqua. Poi salparlo a bordo sarà secondo me un'impresa non facile. Ci starà portando a 3 nodi. Comincia ad avere tanto di quella paura, il cuore comincia a battere. Non cede. Purtroppo non posso andare oltre. Attrezzatura 50 libbre. Vediamo cosa succede. Canna 30 libbre. Dopo 5 ore la gamba è andata ora. Eh? Sicuro? No? Si è morta. 5 ore di combattimento. 5. Il regalo mio più grande sarebbe stato vederlo. Il terminale si è portato via. No, dopo si è visto poco freddo. È toccato, guarda. Chiudono per aria. No, è to... Che cosa grande era! Alla prossima. Alla prossima. Ci vendicheremo. Ci sai in quale vita, però ci vendicheremo, madonna mia. Ma... peccato.